Particolare, quindi anche io non rubo tempo alla professoressa, ringrazio ancora il direttore dell'Archivio di Stato e Archelio che ci ha aiutato in questa avventura e vi auguro buon ascolto. Grazie. Beh, da parte mia ringrazio anch'io ovviamente per l'invito dell'Archivio di Stato, l'Associazione Archelio, l'Italia Medievale, che sempre è così, secondo me, veramente un supporto importante anche per gli studi medievistici, perché è sempre stato così, cioè se gli studi, se la ricerca non ha un punto di contatto poi con la realtà, con il contesto anche culturale, umano, entro il quale noi agiamo, ecco allora vengono dei dubbi sull'utilità o quant'altro, soprattutto perché capite, finché uno progetta e lavora, non so, sui materiali plastici, i poliuretani, queste cose, insomma, il risultato poi lo vede lì, no? se gli funziona le cose, se la stampante in 3D. Ecco. Dal nostro punto di vista siamo sempre, secondo me, apparentemente invece a un livello che, come dire, chiede e giustamente necessita un confronto, un controllo, una discussione, una crescita insieme, perché noi, come per quanto riguarda le materie umanistiche, non produciamo oggetti o brevetti, capite? Ma sono delle proposte interpretative, proposte che consentono di cogliere, di capire meglio ovviamente il passato, ma anche il presente, perché tante cose che noi diamo per scontato in realtà così scontate non sono, quindi capirlo, esserne consapevoli è un motivo di ricchezza e di maggiore anche capacità critica, che non è poco in questa situazione generale, diciamo, no? Ecco, beh, per cui ringrazio anche i partecipanti, perché in effetti il periodo e la settimana, certo, forse è stato un po' complice il brutto tempo, però oggi, certo, si è rivelata una bellissima giornata. Bene, quindi innanzitutto volevo spiegare un po' il titolo che abbiamo formulato, grazie anche ai suggerimenti, cioè, ma comunque insieme anche con Maurizio Calì, perché tra credito e usura, ecco, gli umiliati, in effetti, faccio solo una piccola premessa, fino al XII secolo, cioè fino al grosso modo all'anno 1200, ma diciamo, fino sì, al famoso anno 1000, ecco, poi il XII secolo, noi parliamo di un'economia fondiaria, vale a dire la ricchezza si quantificava in base alle terre, ai fondi, alle terre possedute, no? Alle proprietà terriere. Se voi pensate, questo tipo di mentalità fino al 800, primo 900, fino forse anche ai nostri giorni è rimasto, no? Almeno penso che sia per certi aspetti anche una caratteristica italiana questa rispetto ad altre nazioni europee, mondiali, eccetera. Cioè questa idea che comunque avere il mattone, diciamo, dà una certa, oppure le terre, una certa sicurezza. I ricchi erano quelli che avevano tante terre. Possiamo pensare ai monasteri, possiamo pensare ovviamente ai signori, ai re, ma anche a tanti uomini nel mondo cittadino, soprattutto diciamo borghesi, diremmo noi, anche se non nel senso sociologico del termine, nel senso che abitano in un burgum, no? Quindi borghesi per questo, che cominciano a o che possiedono tante delle terre e quindi vivono di rendita. Praticamente i famosi affitti o comunque i livelli, tutti questi patti vari che si configuravano con la consegna di certe dei frutti, per intenderci, in prestabilite date, a seconda anche dei frutti, perché non so, novembre per esempio era un classico per, se non ci mettiamo, cioè,
Esatto, per certi frutti autunnali mettiamo le castagne, mettiamo queste cose, oppure anche degli affitti con capponi, con, no, con animali da cortile, diremmo noi, allevati. E mentre, non so, nel giugno c'erano le messi, ecco, quindi capite, oppure in certe stagioni la raccolta dei frutti. Perché è chiaro che se io raccolgo, non so, una mele, poi non c'erano i frigoriferi per mantenerle, quindi il consumo doveva seguire anche ovviamente i tempi della raccolta. E questa, diciamo, è un'economia, dicevo, fondiaria. Per esempio, tutte anche i benefici del clero, quello con cui si mantenevano vescovi, monasteri, ma anche i sacerdoti, diciamo, in cura d'anime, erano appunto benefici di carattere fondiario, cioè venivano da delle rendite. Ecco. Con il XIII, soprattutto alla fine, dalla metà, diciamo, del XII secolo e nel XIII, quindi siamo nel 200, si assiste invece a una vera e propria rivoluzione, cioè si passa, tecnicamente, diciamo, si passa da un'economia fondiaria a un'economia monetaria. E questo ha dei problemi che non sono di poco conto, nel senso che monetaria cosa vuol dire? Che a questo punto la ricchezza non era più tanto avere delle terre. Tenete presente che le rendite, sì, potevano andare bene, potevano anche andare male, ci sono degli anni in cui magari la rendita non è quella sperata, no? E soprattutto con lo sviluppo delle città si sviluppano attività che non sono legate alla terra, cioè per esempio l'artigianato. A questo punto, non solo, ma per acquistare i beni necessari non è più richiesto, non sono più richieste delle rendite dei beni in natura, ma i soldi, il denaro. E sembra una cosa banale, però dobbiamo immaginarci un mondo nel quale gli istituti di credito ma neanche non esistevano. Quindi nel momento in cui uno doveva acquistare un bene, non sto pensando a un bene immobile, ma a un bene mobile che poteva essere appunto cavalli, carri, armature, tutti questi, cosa poteva fare? Cioè questa è una questione non secondaria. Dove trovava i soldi? Se la sua ricchezza era fatta di granaglie oppure di capponi o altro, sì, lui poteva andare a venderli, però ecco, trovare qualcuno che gli pagasse. Questo per avere un'idea pallida della situazione, no? Quindi questo problema diventa sempre più evidente, perché quindi la domanda di denaro e di denaro liquido comincia a essere un problema che si pone in diverse circostanze e non ha una risposta al momento. Teniamolo un attimo fermo. C'è anche un altro discorso che riguarda per esempio le persone, non so, le vedove, gli orfani, no? È chiaro che finché l'economia era di carattere fondiario, si legava a una dote, una rendita, eccetera, a un certo punto ci si rende conto che i debiti non si riescono più a saldare in quel modo, quindi anche questo tipo di categorie più deboli, diciamo, appunto vedove, orfani, persone povere, cominciano ad avere delle difficoltà proprio a sopravvivere, possiamo dirlo. Allora, ecco un po' spiegato almeno una parte del titolo, ma ci ritorniamo con degli esempi, adesso poi vi volevo proporre, tra credito e usura. Perché appunto, non essendoci istituti di credito, ho bisogno di un mutuo, no? Vado in banca, ci saranno tutti i controlli, lavoro, non lavoro, quanto guadagno, tutte queste cose, però non so, a tutti i capi andiamo allo sportello del bancomat, comunque qualcosa viene fuori, no? Capito? Quindi ci sono degli strumenti per procurarsi del denaro. Il problema è che la banca in quanto tale è proprio l'invenzione, questo si capisce, di questo periodo, del XIII secolo. Proprio perché sta cambiando il modo di condurre e di proprio il modo di organizzare l'economia. Infatti, non so se l'avete notato, ma sarebbe un aspetto anche molto interessante, che purtroppo tante volte si
considera solo come storia dell'economia, invece è una questione di storia tout court, delle storie in generale e del Medioevo in particolare, le prime banche nascono proprio nel XIII secolo, quando è l'interesse lecito, perché se l'interesse è eccessivo si chiama usura. E questa, questa era effettivamente una tentazione di alcuni cambiatori di valuta, diciamo, no? Da che mondo è mondo ci mettono sempre una cresta, diciamo. Allora, c'è tutta una riflessione proprio del diritto canonico per stabilire quella che è l'interesse lecito. E, ve la faccio breve, si arriva a definire che doveva essere il 5% del capitale prestato. Perché? Perché il 5% corrisponde alla rendita, più o meno alla rendita agraria. Ecco, si cercava di equilibrare le cose, no? Quindi ci sono interventi di canonisti, di concili, quindi tenete presente, si prende atto che il denaro può essere prestato, ovviamente non deve questo fatto non deve danneggiare chi lo presta e si prevede tutto sommato un 5% che un interesse abbastanza sopportabile. In realtà capite che tutta la riflessione nasce dal fatto che c'erano molti che se ne approfittavano, cioè che prestavano a tassi molto più alti e soprattutto c'è sempre il problema poi che siccome per quanto riguarda gli ebrei il discorso, la legge, la Torah prevedeva il divieto di prestare ai confratelli, cioè agli altri ebrei, però diciamo ai cristiani si poteva anche mettere un interesse più alto, capite? Perché non c'erano remore di carattere del diritto canonico, ecco. E quindi questo spiega un po', innanzitutto il fatto che tante città, tanti comuni, soprattutto prima del XIII secolo, chiamavano gli ebrei, avevano bisogno, perché comunque di soldi la gente aveva bisogno, quindi ci voleva qualcuno che li prestasse. E quindi questo spiega un po' anche la fortuna iniziale appunto degli ebrei nel mondo cittadino e poi spiega almeno in parte tante reazioni che si sono poi avute anche incontrollate, però diciamo il fondamento poteva essere questo, un malcontento di fronte a una certa esosità degli interessi richiesti. Quindi, ecco, quindi nel XIII secolo, capite, si stanno dibattendo tutte queste vicende, c'è questa cosa, nascono veramente le prime, tra virgolette, banche. E non dimentichiamo che, come ho fatto l'esempio del Lombardieren in tedesco, però la terminologia, se vanno in banca in Italia, in Francia, in Germania, in America, la terminologia è tipicamente italiana, perché il conto, insomma, comunque... Quindi questo ci fa capire che l'origine non è stata appunto nel mondo arabo e neanche chissà dove, ma proprio nel mondo delle città italiane del XII-XIII secolo soprattutto. Poi, ripeto, dal XIV secolo in poi, anche per i contatti col papato, eccetera, i banchieri del papa, eccetera, abbiamo questa fortuna dei fiorentini, di alcune famiglie, che però ecco, lì si presentano veramente ormai proprio come delle banche, non è più il commerciante che investe il suo plus oppure altri parte del suo capitale, ma lì è proprio diventata una professione. Ecco, quindi questo era per dirvi, scusate Max, spero che si capisca, proprio il XII, XIII e poi le banche del XIV secolo è proprio il periodo nel quale avviene questo grande rivolgimento. Chi erano gli umiliati? Ancora questa premessa. Ecco, una domanda non facilissima. Perché? Perché questo ordine, che a un certo punto è diventato un ordine religioso, ma prima non lo era, c'erano dei laici, lavoratori. Nascono senza un fondatore, nascono dal basso, potremmo dire, verso la fine, negli ultimi decenni del XII secolo. Soprattutto nelle città lombarde, o padane, diciamo meglio, con una forte concentrazione sicuramente a Milano e diocesi, sembra proprio il punto più forte.
E che caratteristiche avevano? Allora, erano innanzitutto molto articolati, avete presente un po' come un movimento religioso in generale, cioè c'erano laici, poi vedremo di che genere, c'erano anche dei religiosi e c'erano anche probabilmente dei sacerdoti di questo, che facevano parte di questo movimento. Hanno una vita piuttosto complessa perché a un certo punto vengono anche accusati di essere eretici, no? da Lucio III, siamo nel 1184 con la Ada Bolenda, vengono accusati di essere eretici, ma perché? Perché questi laici devoti, diciamo, si preoccupavano anche di predicare, di esortare la popolazione, di predicare in realtà contro gli eretici, proprio perché non è che fossero poi così. Però siccome non avevano magari l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, allora vengono visti con sospetto e considerati eretici. Questo, diciamo, Merlo ha parlato di un breve intervallo, no? Una breve esperienza ereticale, ma ripeto, non è tanto dal punto di vista loro quanto dell'autorità ecclesiastica che dice no, questi predicano senza permesso, quindi li condanniamo come eretici. Perché appunto nel 1201 ricevono invece l'approvazione papale. Però siamo appunto tra il XII e il XIII secolo, il Papa Innocenzo III, non c'erano certo le acquisizioni di diritto canonico che poi ci sono state in seguito. Quindi questo complesso movimento viene strutturato in tre ordini, questo da Innocenzo III. Avevano la possibilità di disporre di denaro liquido. E a mio parere, adesso vediamo alcuni esempi, a mio parere proprio questa attività di poter offrire del denaro liquido era considerata una grande carità in tanti casi, no? Cioè, come dire, uno può aver bisogno di una casa, di altre cose, ma chi aveva bisogno appunto di soldi per tanti motivi poteva sempre andare a chiederli a questi o gli ospedali perché avevano delle donazioni anche loro, poi ricevevano beni eccetera, gli ospedali oltretutto, ed erano tanti nel Medioevo, ma non erano solamente per i malati, ecco, ci andavano per le persone bisognose eccetera, e se uno, non so, al punto di morte voleva fare una buona azione, lasciava all'ospedale, lasciava al monastero eccetera, quindi si creavano anche dei capitali abbastanza consistenti. Quindi questa, ecco, questo era per dirvi, questa è un po' la funzione entro la quale vediamo, consideriamo oggi gli umiliati. È difficile, capite, fare una storia di questo ordine, ci ha cercato, si cerca ogni tanto di farlo, però è molto complesso, bisogna prendere tanti casi, studiarli e poi alla fine si riesce forse, però i casi non sono ancora tanti quelli studiati, quindi bisogna avere pazienza. E quindi noi adesso quei documenti che abbiamo individuato riguardano per lo più proprio attività di questo genere, no? Cioè abbiamo questo per esempio, non so, questo del 1238, quindi, riguarda, se voi provate a guardare il caso, a parte che è un bellissimo, ho visto la riproduzione fotografica, un bellissimo documento, ecco, noi troviamo tanti di questi atti, questo è un bel atto notarile, guardate che bello il segno di tabellionato del notaio che mette all'inizio, no, e alla fine, sempre molto elaborati, c'è un'arte, secondo me, andrebbe studiata anche di questi tabellioni. Bene, qui siamo nel 1238, come vedete domenica 24 ottobre, e Guglielmo, figlio del defunto Alberico Pinci Santi, con sua madre, che si chiama Melio, ecco, le donne sì, avevano l'onomastica femminile, veramente anche in pieno Medioevo non dà molto segni di essere cristianizzata, mantiene questi nomi classici, no? Migliore, tutta bella, buongiorno, bel giorno, eccetera. Quindi questo Guglielmo, figlio del defunto Pinci Santi, con sua madre vende a Fra Mirano Casate, che è il ministro della casa della Librera, vedete, congregazioni, somigliatorio, brava, Guerzi, perché si chiamava la Brera del Guercio, adesso non so.
Comunque vende a Fra Mirano delle terre situate appunto a Montluè, dove già c'erano, almeno dal 1227, quando abbiamo il documento di affitto dai templari agli umiliati, cioè c'erano queste terre di Brera, vicino appunto a Montluè, avevano anche un mulino, e infatti queste terre confinavano con quelle. Quindi la casa di Brera poteva avere un interesse anche ad acquistare queste terre. Fra l'altro dice appunto che questa terra confinava anche con il vecchio letto dell'Ambro. Cioè vedete come da questi documenti apparentemente così banali, una vendita, però si acquisiscono tante notizie utili anche per ricostruire il paesaggio, volendo, ci voglio. E questo Guglielmo riceve 23 libbre di denari di terzoli, sono monete d'argento, adesso non so, comunque è una cifra non esigua. Cioè, calcolate che una libra era grosso modo un mezzo chilo d'argento, ecco, grosso, per avere l'idea, la moneta era d'argento, la libra è quasi mezzo chilo, quindi 23 libre, insomma, ecco, lo quantificate un po'. E sono circa, quanti chili d'argento? Aspetta, vabbè, insomma, 5, 6 chili, una decina, ecco, sì, grazie. E tra ci sono dei fidei usori, quindi questo fa capire, il fatto che ci siano dei fidei usori fa capire che probabilmente c'era qualche problema di ipoteche o qualcosa sulle terre. Tra questi fidei usori vedete che c'è anche un Anselmo Pingisanti. Questo è una famiglia, su quella poi quando torno alla fine, quella dei Pingisanti è una famiglia molto interessante, perché proprio questi sono dei cambiatori, imparentati, perché la moglie, quella Melio, doveva essere di questa famiglia, quindi si capisce che già stanno, insomma, il patrimonio era un momento difficile, per cui riceve, vende 10 pertiche di terra e riceve 12 libri di terzoli. Però, attenzione, vedete che qua le cose si complicano, perché noi, la cosa incredibile è questa, non abbiamo dei documenti, tranne in pochi casi ci sono, i documenti che dicono ti presto il denaro, questo è l'interesse, tu poi me lo rendi. Spesso sono, soprattutto quelli delle case religiose, sono dei documenti che sembrano degli affitti, dove però l'affitto è l'interesse, capite? Cioè, se io ti affitto un bene per un anno, tu mi paghi, te lo affitto per tot, no? E poi, allora cosa vuol dire? Mi faccio vendere il bene, poi te lo retrocedo, però solo alla fine del pagamento del mutuo, capite? Se non me lo tengo, questo è un po' il meccanismo. E quindi questo Tibaldo aveva a un certo punto venduto la stessa terra, quindi vedete, quello è un pegno, un sistema, la garanzia del pegno fondiario sostanzialmente, vende la stessa terra insieme con altre a questo Zalebono del Pirovano, e se voi notate gliela venduta un mese prima, quindi siamo su tutte azioni che sono fatte in tempi molto, molto brevi. E poi, attenzione, qui a un certo punto viene fuori la frase importante, Etipsa Vendizio, questa vendita è stata fatta soltanto perché questo è un pegno, io questo avevo avuto un mutuo di 12 libre e quindi cosa fa? Vende, poi gli paga un affitto e poi spera di riscattarlo. No, vedete come quella terra in realtà sono quelle 12 libre di debito. Ecco. E questo raramente, cioè, questa vendizia è stata fatta solo pro pignore. E loco pignoris, cioè quindi per saldare come un pegno, lasciandolo nel pegno. Non supplirò le lacrime al dolore.